Si è tenuto a Maratea, nello splendido scenario dell'Hotel Villa del Mare, il 125esimo raduno dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali, denominato il Convegno di Primavera, evento patrocinato dal Comune di Maratea e dal Centro Culturale José Mario Cernicchiaro. 4 giorni di cultura, incontri, arte e amicizia. Hanno partecipato all'evento diversi relatori, tra i quali il professor Pasquale Stoppelli, nativo di Maratea, già docente di filologia italiana presso l'Università di Roma La Sapienza, e il professor Maurizio Ulino, storico dei Grimaldi di Monaco. Ma per altri dettagli ascoltiamo il presidente ANPOSD Mimmo Staltari. Allora, noi annualmente facciamo 2 convegni l'anno. Come Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali, sin dagli albori del 1952, data di nascita della nostra associazione. E c'è uno primaverile cosiddetto che si svolge entro la prima decade di maggio e autunnale che si svolge nella prima decade di ottobre. Questo è il 125esimo convegno nazionale organizzato dall'ANPOSD, dalla nostra associazione, dove tutti i poeti d'Italia si radunano assieme agli scrittori per tenere in vita, ecco, tutte le lingue regionali dialettali, in poche parole l'intera letteratura dialettale. Il dialetto è una vera e propria lingua, vero? Non solo, il dialetto in genere, ma tutti i dialetti sono lingue. E sono lingue al pari del latino, dell'inglese, del francese e con pari dignità. Anzi, per meglio dire, tutte le lingue dialettali portano dentro, al contrario degli altri, diciamo, idiomi, portano dentro il DNA della famiglia e delle tradizioni popolari e di tutto ciò che, se non viene coltivato, è una storia che purtroppo è destinata a morire. Ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi, ecco, è fautore del dialetto, c'è chi invece dice che i ragazzi devono parlare assolutamente solo l'italiano. Lei che cosa dice? Beh, fortunatamente questo eco negativo della storia d'Italia dovrebbe essere finito con la caduta del nefasto fascismo. Quando si proibiva a scuola il parlare, ma lì eravamo in dittatura. Ringraziando Dio adesso siamo in democrazia e nello stesso tempo non solo i dialetti vanno rivalorizzati, ma i dialetti vanno tutelati e addirittura stiamo combattendo perché siano considerati patrimonio dell'UNESCO. Questa sera qui a Maratea quante personalità ci sono? Durante i pomeriggi, oltre ad esimi relatori della letteratura dialettale, ieri abbiamo avuto il grande professore Stoppelli, che tra l'altro è conosciutissimo in Basilicata perché è il massimo studioso del grande poeta, lucano. Ieri ha fatto Rocco Scodellaro, sì. Ecco, allora, oltre questo, oltre alle relazioni di esimi professori, stasera avremo il professor Ulino, per esempio. Ci sono poi i recital di poesie da parte degli iscritti poeti che presentano un'opera in un recital molto molto apprezzato che tiene in vita appunto tutti gli idiomi delle 20 regioni d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Presidente, la ringraziamo tantissimo, benvenuto a Maratea e buon lavoro. Grazie, grazie. Ringrazio l'Associazione dei Poeti Dialettati che mi ospita qui a Maratea per intervenire sulla storia, su una particolare storia che coinvolge la Basilicata, e cioè quello in particolare che lega appunto i Grimaldi di Monaco a questa regione attraverso la storia, in quanto sono stati feudatari di 2 terre sostanzialmente in Basilicata, che sono appunto Ripacandi dei Ginestra. E qui ho presentato per la prima volta delle ricerche che saranno, spero, presto pubblicate e che metteranno in luce questo rapporto speciale che si è avuto nel tempo e che relegherà praticamente ancora una volta la casa dei Grimaldi di Monaco alla Basilicata. Professore, ma i principi Grimaldi sono mai stati in Basilicata? I principi Grimaldi in realtà nel passato possono esserci stati,
in quanto gli atti in qualche modo lo confermano, almeno qualcuno dei personaggi. Probabilmente Ercole Grimaldi, che vissuto tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, era stato anche governatore del Marchesato di Campagna, a cui erano collegate queste realtà lucane. Dunque una famiglia che ancora oggi, diciamo, ha dei legami con questa terra, professore? Assolutamente sì. Dopo l'istituzione internazionale che raccoglie i feudi storici di Francia e Italia, la cui presidenza onoraria è di Alberto II di Monaco, in pratica raccoglie anche queste testimonianze presenti in questa regione. Che dice, professore, ci sarà la possibilità di averli un giorno in questa nostra terra di Lucania? In Basilicata, senza alcun dubbio, c'è una forte possibilità. Chiaramente dobbiamo vedere sulla base degli scenari che poi si vengono a creare per stabilire dei contatti ufficiali. Benissimo, professore, la ringraziamo tanto, benvenuto a Maratea e buon lavoro. Grazie a voi per questa bellissima ospitalità in questo ambiente straordinario.